Ciao a tutti, io sono Ilaria e insieme ad altri ragazzi ho avuto l'opportunità di partecipare al programma di Lead Italia, un percorso biennale in cui ho cercato di realizzare un progetto personale che in realtà sto ancora cercando di concretizzare. Beh, da dove partire? Dal problema, direi. Altrimenti mi bocciano subito. In realtà per me non è stato poi così difficile trovare un problema perché sfortunatamente il problema stesso si è presentato alle porte mie e della mia famiglia quando qualche anno fa è stato diagnosticato un tumore al seno alla mia nonna paterna. Questo evento, come penso possiate immaginare tutti, ha sconvolto me e la mia famiglia e inizialmente mi ha fatto sentire impotente, vulnerabile e con le spalle al muro. Poi però, grazie all'Lead Italia, ho capito che non esiste ostacolo che non possa essere superato e che soprattutto non esiste problema senza soluzione. E per questo ho deciso di essere parte attiva in quella situazione così delicata. Ho ragionato a fondo sulla malattia tumorale e però è stato quando ho visto mia nonna piangere davanti allo specchio per aver perso i capelli, è stato quando l'ho vista così vulnerabile, così fragile, che ho capito di voler concentrare il mio progetto su questo aspetto della malattia che purtroppo ogni tanto viene un po' sottovalutato. Da qui ho cercato una soluzione che fosse legata alla femminilità e alla bellezza e ho pensato quindi di realizzare un ballo, in modo tale da regalare a queste donne l'occasione, l'opportunità di sentirsi tali e come meritano e sono degne di essere e di recuperare quindi la fiducia nel proprio aspetto fisico e in se stesse. Ho deciso di chiedere aiuto all'associazione LILT di Conegliano e insieme ad altri enti stiamo cercando di realizzare questo ballo che, incrociamo le dita, speriamo possa realizzarsi presto. Generalmente, facendo un bilancio, posso dire che non è stato per nulla facile per me lavorare con una tematica che mi coinvolgesse in maniera profonda e forte a livello personale e familiare, però ho sempre avuto la fortuna di avere mia nonna che con la sua forza e la sua determinazione mi ha guidato e mi ha aiutato a superare le mie difficoltà, perché vedendo che lei superava una serie di sfide molto più dure delle mie, io stessa ero spronata a dare del mio meglio per aiutarla e aiutare altre donne come lei. Quindi voglio ringraziare mia nonna perché mi ha insegnato che le cose brutte nella vita capitano a tutti, però quello che ci distingue l'uno dall'altro è come riusciamo a reagire e soprattutto mi ha insegnato che capitano a tutti le cose brutte, però queste sia segnano che insegnano, e questa è una filosofia di vita che sto cercando di portare in tutte le mie esperienze. Quindi grazie nonna, perché è grazie a te se ho capito che il primo passo per farcela in tutte le cose è proprio quello di non lasciarsi abbattere.